Benvenuti all'incontro con il dottor Giovanni Ingrosso, che oggi ci parlerà di guerra fredda e dell'attuale conflitto in Ucraina principalmente. Il dottor Ingrosso è membro della Società Italiana di Storia Militare e ha pubblicato diversi saggi e articoli di strategia militare, un libro sull'evoluzione della guerra fredda nel mondo moderno e postmoderno e con il Cielo Stellato ha pubblicato il saggio Un conflitto lungo 50 anni, diversi sguardi sulla guerra fredda e i due romanzi di spionaggio See You in Budapest, Operazione Sole Nero e Susanna incontro il destino. Non sottraggo altro tempo alla presentazione, lascio la parola a dottor Ingrosso. Allora, io vorrei tentare di evitare di parlare di chi ha ragione, di chi ha torto, di chi è moralmente giustificato e chi non lo è, perché può essere ovvio per qualcuno, per qualcuno no. Sulla specificazione sì, diciamo anche qualche cosa. Esatto, perché si innestano, come dire, meccanismi di conflitto che non servono invece a spiegare. Quello che secondo me è interessante è spiegare i fenomeni che conducono a questo tipo di eventi. Eventi che io dico sinceramente speravo fossero usciti dalla storia invece di fare qualcosa. Ho scritto un libro sulla guerra fredda perché la guerra fredda ha, come dicevo prima con la signora, un po' caratterizzato, è stato un po' lo sfondo della nostra storia, almeno fino al 1991. Ha influito anche sulla politica nazionale in molti paesi dell'Europa e poi all'improvviso è finita. Quello che accade oggi però in qualche modo è figlio della guerra fredda, essenzialmente è figlio della maniera sbagliata e poco efficiente con cui sono state risolte le questioni che erano rimaste sospese con la fine della guerra fredda. Però credo che valga la pena intanto di accennare a quali sono le origini storiche di lunga durata di questi fenomeni di conflitto. Ci sono due teorie su cui, tra parentesi, Alexander Dugin, che è il teorico di quello che sembra essere il putinismo, anche sulla cosa ci sono dei dubbi, nel senso che Putin non è un grande filosofo, uno che ama molto la filosofia, non è uno che parla di filosofia, però tutti i sistemi politici hanno una qualche base teorica e filosofica. Queste due teorie sono quelle dell'isola mondo è quella del dominio dei mari. Il dominio dell'isola mondo dice che esiste un'area del mondo che è quella che tra l'Europa e la Russia, di fatto è l'Asia, l'Eurasia, che è il cui controllo conduce al controllo. Ciao Giuseppe. Ciao Luisa. Il cui controllo di fatto conduce al controllo del mondo, anche perché questa è un'area che se vi comprendiamo l'Europa occidentale rappresenta oggi più del 50% del PIL mondiale, una fetta consistente di popolazione, non quella più numerosa ma sicuramente quella più ricca e che di più consuma, e cioè l'Europa occidentale. Se in qualche modo la allarghiamo anche agli Stati Uniti, che pur non essendo geograficamente parte dell'isola mondo, in qualche modo sono tra i competitori, direi che su questo non ci sono dubbi, e questo spiega perché qualcuno tenta di tenere sotto controllo quest'isola. Chi ha teorizzato questa teoria dell'isola mondo spiega che esiste un conflitto fra società e strutture politiche che sono principalmente terrestri perché hanno scarso accesso al mare e società che sono
mondi isola come sono gli Stati Uniti che hanno accesso al mare. E siccome controllare il mare significa controllare il commercio, controllare il commercio significa controllare la ricchezza, e spesso e volentieri gli stati cosiddetti tellurocratici, cioè gli stati che vivono sulla terra e hanno scarso accesso al mare, si trovano in conflitto con gli stati che hanno accesso al mare. Gli esempi che vengono portati sono quelli della Germania, in conflitto con l'Inghilterra per lungo tempo. C'era veramente. Beh, allora, l'accesso al mare della Germania è un accesso non proprio facilissimo, e che tra l'altro deve scontare il dover passare due stretti e un pezzo di mare che è totalmente sotto controllo inglese. Peraltro anche la Francia aveva fatto, nonostante non sia una nazione che non ha accesso al mare, anzi ha accesso addirittura a due mari, al Mediterraneo e all'Oceano Atlantico. Però aveva scelto con Napoleone un modello di società terrestre, tecnocratica. Napoleone si era esteso in Europa fino alla Russia. Ha perso la partita perché chi controllava le rotte erano gli inglesi, che avevano precocemente cancellato tutte le flotte francesi. Battaglia dei Buccheri nel Mediterraneo, battaglia di Trafalgar all'arco della Spagna, e quindi Napoleone si è trovato senza rifornimenti alimentari e alla fine ha perso. Allora, sulla base di questo principio, Dugin afferma che la Russia è una tipica società tecnocratica e come tale è l'unico riferimento possibile, è l'unica alternativa alla società americana, una società marittima, la quale avrebbe una serie di difetti dal suo punto di vista gravissimi, magari anche dal punto di vista di qualcuno che è qua dentro, di qualcuno che è fuori, e cioè il liberalismo, che è un'ideologia che secondo Dugin è molto distruttiva, è molto materialista, è un po' ucciso l'anima del mondo, mentre le società tecnocratiche sono più l'eroismo, sono più olistiche, cioè hanno una visione del mondo un pochino più ampia, un po' meno materiale, sono pronte al sacrificio, sono pronte all'eroismo e all'attenzione a cose un pochino meno materialiste che sono i consumi. Io l'unica cosa che posso dire è che la mia impressione è che le società liberali non neghino modelli spirituali, nel senso che chi vuole si fa frate piuttosto che ha le idee che ha. Dugin si è fatto molti giri in Europa, è apparso in televisione più di una volta, mentre spesso e volentieri le società burocratiche non sono molto tolleranti. Anche questo è spiegabile con una teoria che è stata espressa da Dugin, cioè con il fatto che lui ritiene che la democrazia sia in realtà una forma di dittatura della minoranza, cioè la democrazia dando di fatto alla minoranza la possibilità di esprimere le sue idee, opinioni e i suoi comportamenti e atteggiamenti. L'omofobia è un altro dei caratteri della burocrazia russa, finisce per corrompere le società sane e quindi va in qualche modo contrastata. Il riferimento a chi vuole non essere liberale, quindi vuole una società autoritaria, conservatrice, cristiana in senso conservatore, quindi nel senso di una parte della religione ortodossa, ha come riferimento la Russia, o deve avere come riferimento la Russia, e in quanto tale la Russia avrebbe diritto a dettagliarsi un ruolo dominante sul mondo. È un ruolo che la Russia in qualche modo ha sempre avuto,
nel corso della guerra fredda il mondo era bipolare. C'erano gli Stati Uniti, che erano usciti vincitori dalla seconda guerra mondiale, soprattutto avendoci investito una discreta quantità di denaro, e c'erano i russi, che sono usciti vincitori dalla seconda guerra mondiale avendoci investito una importante quantità di sangue, perché i russi hanno avuto 60-70 milioni di morti, una parte dei quali civili, parte consistente dei quali civili. Dunque questi sarebbero i due soggetti in conflitto. In questo momento l'oggetto da contendere è l'Ucraina. Perché l'Ucraina? Perché la storia dell'Ucraina è una storia molto legata a quella della Russia. Di cui faccio un brevissimo riassunto, perché la storia della Russia dura mille anni. Però vale la pena di sapere, di avere qualche idea su di essa, perché è alla base di molti comportamenti, di molti atteggiamenti e anche della scelta di fare una guerra per l'Ucraina. La storia della Russia è una storia tragica. E tra l'altro oscillante. Gli storici hanno formulato un modello che è quello delle cinque Russie. La prima Russia risale all'alto medioevo, comincia con migrazioni dal nord di genti di vichinghi che si uniscono e si incrociano con gli slavi dell'est e cominciano a costituire dei principati che si chiamano Rus, da cui deriva Rus. Novgorod, Pskov, Kiev e poi ci sarà anche Mosca. Mosca nascerà creata dal figlio di uno dei principi di Novgorod. Il primo stato di grandi dimensioni che si crea in quell'area, che è un'area, forse vale la pena di fare tornare indietro sull'aspetto geografico. La Russia è un paese enorme. La Repubblica Federativa Russa rappresenta il 20% della superficie terrestre. La Russia antica era più o meno quella, la stessa di oggi. Nell'Unione Sovietica erano incorporate anche stati che oggi sono indipendenti, più o meno. Forse lo saranno ancora per poco tempo. In Russia ci si entra come e quando si vuole. Non ci sono barriere naturali che ostacolano un eventuale invasore. Tant'è vero che la Russia ha una storia piena di invasori. Però la Russia ha un grande spazio strategico, un grande cosiddetto buffer strategico. Cioè i russi, quando arriva l'invasore, si ritirano, lasciano terreno in cambio, come diceva Napoleone, del tempo. Si ritirano, l'invasore avanza, allunga le linee logistiche e alla fine si trova inguaiato, perché non riesce più, non ha più da mangiare, da sparare, eccetera. Però ritirarsi è una scelta strategica molto costosa in termini di risorse perdute e in termini anche di risorse umane perdute. Perché ritirandosi i russi distruggono tutte le risorse per evitare che il nemico ne disponga e che quindi usi le risorse del terreno per continuare la guerra. Quindi sia in tempi di Napoleone sia durante la seconda guerra mondiale il costo di questa ritirata è stato molto alto, anche se è riuscito a garantire poi la vittoria. Ma siccome non ci sono barriere naturali, la Russia è poco protetta, gli abitanti di quelle terre soffrono di una forma di paranoia. Quando parlo di paranoia, accettatene la valenza, vuol dire tecnica. La paranoia è il meccanismo attraverso cui la nostra mente si difende. Uno che vive, una scimmia
che vive in una foresta buia di notte soffre di paranoia perché ha paura che nel buio ci sia il nemico. È un meccanismo che lo difende, perché il nemico può esserci, ma può anche non esserci. Per cui se voi avete paura del vostro vicino e il vostro vicino è un serial killer, avete ragione, ma state vivendo una situazione paranoica. Quindi i russi non sono cattivi, sono paranoici perché hanno avuto spesso la poco simpatica situazione di essere invasi. Invasi spesso da nemici non proprio straordinariamente buoni. Allora, dicevo, nasce attorno all'800 d.C., si forma il primo Rus, il primo principato, che è il Rus di Kiev, che ha sede a Kiev. Vladimiro I è il primo, non c'era ancora, non si chiamava ancora Zar, era il primo principe di Kiev. Nel 980 Vladimiro I decide che ha bisogno di un fattore unificante, di uno Stato che si estende sempre di più. Estendendosi incorpora etnie che non sono le stesse, 980 d.C., etnie che non sono le stesse che hanno costituito i principati. Da quelle parti c'è già qualcuno, no? Ci sono popoli seminomadi, ci sono popoli di origine di lingua turcofona, sarmati, sciti, ci sono gli slavi e ci sono i vichinghi russi. Tutta questa gente ha la sua religione, le sue tradizioni, i suoi costumi, che non sono molto adatti a creare una nazione, perché sono evidentemente diversi divisi, una nazione ha bisogno di un'ideologia che ne solidifichi il tessuto. E quindi lui decide di fare un contest, lo chiameremo oggi, delle religioni. Invita un rabbino in Ucraina, nella parte orientale dell'Ucraina si era creato un impero, uno stato che si chiamava Qajar. I Qajari erano seminomadi turcofoni che avevano deciso che gli piaceva la religione ebraica, si erano convertiti alla religione ebraica. Gli ebrei dicono che non puoi convertirti, gli ebrei si nasce, ma loro hanno deciso che si convertivano lo stesso. Da qui la grande presenza di ebrei in quell'area. Poi invita un missionario cattolico proveniente da Roma e poi invita il suo vicino di casa, cioè la Roma d'Oriente. Nel 980 Roma, la Roma occidentale non esiste più, è già scomparsa, c'è stato Carlo Magno, l'impero è diventato l'impero romano-germanico, qualcosa che non ha niente a che fare con la Roma latina che noi, o perlomeno ha poco a che fare con la Roma latina che noi conosciamo, che però ha lasciato un grande segno nella storia. Questo segno, appunto, il dominio imperiale del mondo, si è trasferito, c'è stata una cosa che è stata chiamata traslazio imperi, si è trasferito da Roma a Roma, a Costantinopoli, a un certo punto, per marcare la differenza tra la Roma d'Oriente e la Roma d'Occidente, i romani d'Oriente si sono inventati, non so se su una religione è corretto chiamarlo così, ma hanno fatto una scelta, quella dell'ortodossia. Credo che qualcuno ogni tanto si sia domandato qual è la differenza tra la religione ortodossa e la religione cattolica. Non molte. Credo che quella principale sia una cosa che si chiama filioque, cioè nel credo a un certo punto si dice, si parla della Trinità, no? E allora, secondo gli ortodossi, il padre e il figlio sono due cose diverse. Secondo i cattolici la Trinità è una sola, quindi il grosso del contendere sarebbe questo. Forse per noi questa cosa non è importantissima, a quei tempi era una buona ragione per separarsi. Bene, il nostro principe
decide che quello che gli piace di più è l'ortodosso. Perché? Allora, la religione ebraica non funziona da unificante, perlomeno non in quel momento, perché non ha una mitologia unificante, e perché poi gli ebrei dicono che gli eletti sono loro. Non puoi diventare ebreo perché non puoi diventare eletto. Io ho un amico ebreo che dice: noi siamo il popolo eletto, però visto come ci è andata finora, non vedo l'ora che ci siano le elezioni di nuovo per perdere. Però a quei tempi evidentemente questo tipo di battuta non era diffusa. Morale della favola, gli ebrei non vanno bene al peggio. Non vanno bene i cattolici, perché i cattolici sono legati a Roma. Il capo e il papa. E già in Europa ci sono in corso discrete discussioni fra chi deve essere il capo, fra l'imperatore romano-germanico e il papa di Roma, che condurranno a diversi guai, condurranno a tutta la fase conflittuale del Medioevo, la lotta per le investiture, eccetera, eccetera. E quindi si sceglie la religione ortodossa, che diventa anche il fattore unificante del Rus di Kiev, perché piace a tutti. Le religioni monoteiste hanno il pregio di riuscire a convincere, perché ognuno si identifica in Dio e dice: noi siamo tutti figli di Dio, quindi siamo tutti uguali, no? Quindi è molto rivoluzionaria, e consente alla gente di pensare, di credere, di non essere inferiore al suo vicino di casa, che crede anche lui in Dio e anche lui appartiene alla stessa religione. Quindi la religione ortodossa è un fattore di forte unificazione del Rus di Kiev. Purtroppo non accade altrettanto nella famiglia dello zar, e alla sua morte, e questa è la prima curva bassa, quindi la prima Russia finisce qui, o quasi. La prima curva bassa è la frantumazione della Rus di Kiev, che coincide con lo spostamento dell'impero mongolo verso ovest. La Russia viene occupata per un pezzo consistente da quella che si chiamerà Orda d'Oro, che è l'impero mongolo. I russi vengono sottomessi ai mongoli, che sono una popolazione nomade, decisamente aggressiva, decisamente autoritaria, decisamente poco graziosa. Gli stati sottomessi che non sono direttamente all'interno dell'Orda d'Oro, ma sono sottomessi all'Orda d'Oro, sono costretti ogni anno a pagare tasse piuttosto pesanti. A quei tempi le tasse si pagavano dando oro, grano, merci, eccetera. Quando non riescono a farlo, gli bruciano i villaggi, e questo è il primo fattore che condiziona la paranoia russa, no? Cioè, c'è un nemico a est che quando vuole arriva dove vuole, e quando arriva non è proprio un simpaticone. Agli occhi a mandorla è lo sguardo feroce di Gengis Khan. Questa fase dura praticamente fino al nascere del Principato di Mosca. Il Principato di Mosca è derivato di Nizhny Novgorod, si sviluppa soprattutto sfruttando il commercio di Felice verso Occidente, cresce e comincia, a fronte di un indebolimento dell'Orda d'Oro, a riconquistare terreni alla Russia. Il culmine dell'impero moscovita, del principato moscovita, è l'elezione a zar, e qui per la prima volta si parla di zar, di Ivan, che noi conosciamo come Ivan il Terribile,
L'idea che noi abbiamo di Ivan Terribile è in parte giusta e in parte sbagliata, nel senso che terribile non è un attributo che gli viene dato perché ha la brutta abitudine di ammazzare figli, mogli, tutti quelli che cambiano, perché anche lui soffre di tale. Ma ha a che fare col fatto che lui è investito da Dio e Dio è in qualche modo terribile. Già l'idea che Dio sia un essere terribile gli dà un'idea di che tipo di visione del mondo hanno i russi, già in quel momento, hanno sofferto l'invasione mongolica, hanno sofferto la rottura della Rus di Kiev, che non è proprio un evento pacifico, no? Perché quando i principi cominciano a litigare su chi è il capo, ovviamente si ammazzano tra di loro e ammazzano i loro parenti. Ivan il Terribile, povero Cristo, è uno che è cresciuto in una famiglia che doveva esprimere il principe, ma gli altri proprietari terrieri che ne formavano la classe dirigente del Principato di Mosca decisamente non hanno intenzione di farla passare così. Quindi per tutta la sua giovinezza Ivan scappa da un posto all'altro per evitare di essere scannato. Quando ce la fa a diventare imperatore zar, che riesce ad aggregare un gruppo abbastanza forte e potente di boiari che lo appoggia, si rifà. E quindi tutti i boiari che gli si erano opposti vengono fatti fuori uno dopo l'altro, in modo che, come dire, piuttosto provato. Però Ivan riesce anche a organizzare un esercito efficiente, che a fronte di un indebolimento indiscutibile dell'impero mongolo ritorna a conquistare territori, allontana l'Orda d'Oro da quella che è oggi l'attuale Russia, lo spinge verso niente, e i canati, cioè i principati mongoli che sopravvivono, si allontanano e finiscono nei Kazakistan, Tagikistan, in quei posti. Sopravvive un canato che si chiama Crimea, dove sopravvivono i mongoli che i russi chiamano. Allora Ivan porta avanti per un periodo pari più o meno alla sua vita, che credo sia stata attorno ai 70 anni, e riesce a mantenere uno stato russo che nel frattempo si è trasformato in impero. Cos'è successo? Nel 1462 i turchi sono riusciti ad espugnare Costantinopoli, quindi Roma, la Roma di Oriente non esiste più, è caduta, e a un pope di Pskov è venuto in mente che la traslazione imperi che c'era stata da Roma a Costantinopoli, non essendoci più Costantinopoli, si sposta nell'unico posto dove c'è ancora un potere cristiano, un potere occidentale, un potere in grado di sostenere la religione cristiana. La terza Roma è Mosca. Ivan dice: ci sono state due Rome, Mosca è la terza, non ci sarà una quarta. Su questa cosa della terza Roma si costruisce l'idea dell'impero russo. Considerate che il modello, noi poveri italiani, ma il modello è quello di Roma, no? L'idea è sempre l'idea di universalità, di dominio universale, è quella di Roma, salvo poi magari non trarne il meglio, no? Salvare solo l'idea di dominio, che spesso è dominio militare, soprattutto se ciò dei vicini come i mongoli, è una vasta pianura da cui può arrivare solo il male. In Occidente qualcun altro ha la sua idea di Roma, e quindi nasce l'impero austriaco, nasce l'impero germanico, l'impero inglese ha un'idea un pochino diversa. Il suo modello lo prende da Venezia, Roma, a Torino. Dunque Ivan arriva circa al 1560, se non sbaglio, e di nuovo non c'è un successore. Alla morte di... non c'è un successore perché lui ha ammazzato suo figlio, di
Dimitri l'ha fatto fuori, non c'è un successore e i vicini di casa, lettoni e polacchi, vedono una buona occasione per imbarcarsi del russo. Occupano un po' il Pskov, occupano Niski e i polacchi occupano anche Mosca. Considerate il fatto che i polacchi sono cattolici, come ben sappiamo, è tutto qui uno piuttosto importante. E quindi non vanno d'accordo con gli ortodossi e non ci vanno d'accordo, come dire, in modo radicale, perché se gli ortodossi, se la religione ortodossa è la base ideologica dell'imperialismo russo, del nazionalismo russo, i polacchi vengono visti come nemici assoluti.